Con l'avvento delle forme di Alola e tutti gli stravolgimenti che Pokémon Sole e Luna stanno portando, in molti hanno iniziato a pensare che le mega evoluzioni fossero state rimosse in favore delle mosse Z e delle già menzionate forme di Alola, per vari motivi, tra i quali la completa assenza di riferimenti ad esse nei trailer. Io stesso in questi giorni sono arrivato a dubitare delle mie posizioni. Sapete che ho sempre sostenuto che le mega evoluzioni non potessero essere rimosse. Impossibile dopo che sono entrate prepotentemente sia nel mondo competitivo che nella normale avventura. Fortunatamente non mi sbagliavo, infatti in questi giorni ho raccolto, anche grazie al gruppo Telegram, alcuni screen che probabilmente Game Freak, o meglio CoroCoro, ha voluto esplicitamente mostrare per chiarire ogni dubbio, seppur in maniera occulta. La Mega Evoluzione, infatti, sarà presente in Pokémon Sole e Luna e probabilmente sappiamo già qualche Pokémon che si Mega Evolverà. Partiamo con ordine, però. Mi è stato fatto notare che il capo del Team Skull, ossia il team malvagio del gioco, presenta un bracciale, come dire, decisamente sospetto. Se comparato con un'immagine di un mega bracciale qualsiasi, notiamo che ha pressoché la stessa forma, eccetto per la pietra, che però probabilmente si trova dall'altra parte e quindi non visibile. Infatti, se giraste il braccio come lo tiene il capo del team malvagio, noterete che per trovarvi la mega pietra davanti dovreste proprio averla in quella posizione. Sull'altro braccio, invece, oltre che un Rolex verosimilmente rubato, possiamo notare un altro bracciale, questa volta contenente una gemma di forma romboidale. Non ci vuole molto a capire che si tratta del bracciale per le mosse Z. Dunque, se questa teoria fosse vera, ci sarà una vera e propria convivenza tra mega evoluzioni e mega mosse. Qualcosa che personalmente spero non vada a complicare eccessivamente la battaglia. Infine, vorrei far notare un piccolissimo dettaglio: gli occhiali del capo. Non solo hanno evidentemente la forma del sole e della luna, ma vi ricordate per caso come erano rappresentati l'oro e l'argento in alchimia? Già, pressoché allo stesso modo. Nuova Yotto, dove sei? Per ultimo vi faccio notare come la catena che il capo porti al collo rappresenti una S. Che cosa vorrà mai significare? Forse nulla. Personalmente a primo impatto però ho pensato subito ad Azoth, ma dubito che sia la risposta ideale. Sbizzarritevi nei commenti. Spostiamoci ora ad un'altra immagine, questa molto più chiara della precedente. Ok, questo wallpaper sembra uno di quelli che si trovano su internet, insomma, non sembra celare chissà quale segreto, ma se zoomiamo proprio qui, notiamo qualcosa di incredibile. Un mega bracciale al polso di quest'uomo. O almeno quello che sembra in tutto e per tutto un mega bracciale. Sul web qualcuno ha già sostenuto che si trattasse di Hala, il kahuna dell'isola di Melemele, ma dal taglio di capelli tenderei ad escluderlo. Inoltre, questo personaggio non è mai stato visto con un bracciale al polso che non sia quello delle mega mosse. Sta di fatto che questa immagine sembra confermare al 100% la presenza delle mega evoluzioni in Pokémon Sole e Luna. Potrebbe però celare addirittura qualcosa di più, infatti la camicetta che indossa il nostro signore di 80 anni sembra proprio riportare un pattern raffigurante Meganium. Che sia una coincidenza o qualcosa di più. Di solito lassù non lasciano mai nulla al caso, e tra l'altro, se dovesse essere confermata la mega evoluzione di Meganium, magari addirittura domani, chissà, con il nuovo trailer che uscirà, lo sarebbero verosimilmente anche quelle dei restanti starter di Yoto, come avevo previsto in un video scorso, e tutto ciò incentiverebbe la nuova Yoto. Bene signori, anche la teoria di oggi finisce qua. Se avete qualche commento, parere o segnalazione di qualsiasi tipo da fare, non esitate a scrivere qua nei commenti e mi raccomando, preparatevi perché alle ore 13:30 riprenderà la Crazy Lock a Pokémon Nero, quindi rimanete sintonizzati. Comunque se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di condividerlo con i vostri amici per far girare questa teoria. E detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!